Benvenuti a tutti in questo nuovo video, cari amici di MagheVu. Oggi recensione e unboxing di Galaxia 5 2017. Sigla. Mettiamo per un attimo da parte il dispositivo, andiamo a vedere cosa si cela all'interno della confezione di vendita. Manuale di istruzioni come al solito, caricatore, cavo per la ricarica e la connessione dati, cuffie come al solito in-ear. E andiamo a vedere un attimino il caricatore, io già dovrei saperlo, da 2 A, ricarica veloce assicurata, fast charging come possiamo vedere qui dal logo, ma andiamo a vedere come si presenta il terminale. Ed eccolo qua, finalmente il Galaxy A5 2017. Ce la siamo presa un po' comoda, devo essere sincero, sicuramente non sarà la prima recensione su YouTube, ma poco importa perché preferisco portarvi una recensione un po' più approfondita rispetto ad una recensione così, diciamo, superficiale. Ce la siamo presa con comodo, molto bene il terminale, già ve lo posso anticipare, mi ha convinto in tutto e per tutto. Vediamo qui intanto l'Always On che funziona egregiamente. Intanto vi faccio vedere il design, che, diciamoci la verità ragazzi, riprende quasi lo stesso design di Galaxy S7, se non fosse per le trame laterali che riprendono il colore del corpo del telefono stesso e per lo speaker di sistema adesso migrato sul lato destro. Tramite un comunicato ufficiale stampa, Samsung ci ha detto che è migrato su questa posizione perché quando il terminale viene posto in posizione portrait, se vogliamo fare un po' più gli anglosassoni, non viene tappato lo speaker perché ricordiamo prima su Galaxy S7 e quindi su terminali dell'anno scorso lo speaker era posto qui nella parte bassa e quindi andando poi a prenderlo così, diciamo, veniva tappato lo speaker. Invece in questo caso, diciamo che non è proprio del tutto vero perché magari c'è chi lo prende un po' così o così e magari il problema si pone di nuovo. Senza troppi indugi andiamo a vedere un po' come si presenta. 146,1 in altezza per 71,4 in larghezza per soli 7,9 mm di spessore. Sicuramente non sarà il più sottile, però vi posso garantire che in mano fa un bell'effetto. 159 grammi, non troppo leggero ma nemmeno troppo pesante, ben bilanciato, lo si tiene bene in mano. Si riesce a coprire quasi tutta la diagonale del display con il solo pollice perché con questo display da 5,2 pollici, mi sembra, sì, 5,2 pollici con risoluzione 1920x1080, capiamo bene che la diagonale, diciamo, è quella favorevole per l'uso ad una mano. 5,2 pollici, 424 ppi, la densità dei pixel, intanto lo andiamo a sbloccare, abbiamo il lettore di impronte digitali, vedete che non funziona sempre troppo bene. 8 volte su 10 funziona, infatti in questo caso 2 volte non ha preso il comando. Dicevamo, dettagli tecnici al top, ci spostiamo dunque su C più Z, vi faccio vedere un attimino la carrellata delle specifiche tecniche. Abbiamo un Samsung Exynos 7 Octa-Core 7880 Cortex-A53 con frequenza 1,9 GHz, la Mali-T830 è la scheda video che muove il tutto, 3 GB di RAM e chiude il parco, 32 GB di memoria, espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Diciamo che abbiamo proprio, non dico il massimo della tecnologia, pure perché non è un top di gamma, ma è un medio gamma questo A5 2017 che si comporta sicuramente bene. Ho fatto anche qualche benchmark, sapete bene che io non amo troppo i benchmark, però vi voglio portare questo dato tecnico in maniera tale che potrete fare poi voi i paragoni con altri smartphone. Punteggio non altissimo, stamattina mi ha fatto 60.283 come potete vedere dalle immagini, però voglio dire si difende bene. Sicuramente il prezzo è un po' altino, abbiamo un prezzo di 429 euro, prezzo di listino, magari street price, quindi online si trova sui 360-370 euro, che già è più un prezzo abbordabile. Però contando che comunque c'è il Galaxy S6 in giro, io sicuramente vi consiglio l'acquisto del Galaxy S6 perché comunque è un ex top di gamma, questo comunque è un medio gamma. Sicuramente molto più aggiornato, abbiamo la versione di Android, Android Marshmallow 6.0, però con un'interfaccia grafica che sicuramente ci rimanda ad Android Nougat, Nougat come volete pronunciarlo. Faccio vedere, Info Software, versione di Android 6.0.1. Facciamo un parallelismo con il Galaxy S7 che dovrebbe avere la stessa versione del software, però comunque all'interfaccia grafica, diciamo, un po' più vecchiotta, se così vogliamo definirla. Vi faccio vedere le impostazioni. Già il pannello delle notifiche è totalmente diverso. Vedete che le impostazioni sono completamente diverse. Vedete? Sono anche molte meno voci, sono raggruppate per, diciamo,
impostazioni generiche per poi andare nello specifico, mentre quelle di Galaxy S7 sono un po' più, diciamo, generali. Preferivo quelle di Galaxy S7, devo essere sincero, pure perché comunque si cercava in maniera più agevole quello che si trovava in maniera più agevole quello che si cercava. Batteria che mi ha convinto in tutto e per tutto, un'unità da 3000 mAh, ovviamente non estraibile perché abbiamo un corpo unibody, mi ha convinto in tutto e per tutto perché riesce a garantire una giornata intera con un uso intenso con WhatsApp, Telegram, Instagram, tutto H24, quindi collegato H24, sapete bene che sono molto attivo sui social e vi invito quindi a seguirmi sulla mia pagina ufficiale di Instagram dove pubblico tutti gli smartphone che mi arrivano in più qualche cosina extra. Dicevamo, molto veloce, molto reattivo in qualsiasi circostanza, vedete che comunque risponde sempre bene ai comandi. Touch and feel davvero impressionante perché è un piacere davvero tenerlo in mano. Abbiamo questa curvatura nella parte retro che ne facilita sicuramente la presa rispetto comunque magari all'S7 stesso che era leggermente più scivoloso, aveva un po' più effetto saponetta. Always on che funziona davvero molto bene, abbiamo tutte le notifiche e questo fa sì che la mancanza del LED di notifica non sia grave, perché infatti abbiamo l'assenza di LED di notifica. Vediamo che comunque non, mi sono dimenticato il form factor, ve lo faccio vedere velocemente, scorriamo veloce. Abbiamo qui il vano per la nano SIM, bilanciere del volume con due tasti separati sul lato sinistro, vano per la micro SD che come vi dicevo prima è espandibile la memoria tramite fino a 256 giga, vano invece per scusate, secondo microfono di sistema. Lato destro, speaker di sistema, tasto accensione e spegnimento, parte bassa con la porta USB Type-C finalmente su un Samsung, jack 3,5 mm per le cuffie, 16 megapixel retro, 16 megapixel anteriore, davvero uno spettacolo, almeno a livello tecnico. Abbiamo il flash LED che magari poteva essere migrato nella parte inferiore per creare più simmetria a livello di design, ma poco male, comunque questo A5 2017 è davvero uno spettacolo per gli occhi, a me piace molto molto molto. Abbiamo il display che è leggermente bombato, non è curvo, però sicuramente questo vi creerà qualche problema se volete applicare una pellicolina in vetro temperato. Tolte queste inezie, queste facezie, abbiamo il gestore qui della RAM, della memoria, possiamo ottimizzarla facendo un semplice tap perché questa è la nuova applicazione che già era stata integrata con Galaxy S6 ed è stata mantenuta anche con questo Galaxy A5 2017. Abbiamo area personale per creare una sorta di duplice account, duplice telefono, perché sappiamo bene che su altri telefoni non è possibile impostare due WhatsApp, due Facebook e quant'altro, tramite area personale è possibile farlo e verrà comunque inserito nei nuovi smartphone Galaxy di Samsung. Ma partiamo con la nostra recensione, spostiamoci dunque su Dropbox, andiamo a vedere dunque le fotografie per i nostri test, i nostri soliti test, vediamo il display come risponde, fototest, test. Vediamo se è abilitata la rotazione dello schermo. Sì, pannello di notifiche che non mi fa impazzire, ragazzi, devo essere sincero, perché preferivo quello più obsoleto di Galaxy S7 che aveva integrato anche il cursore per la luminosità dello schermo, cosa che io preferisco sempre settare manualmente perché a volte magari ho preferisco più luminosità rispetto a quello che mi imposta il telefono in automatico tramite sensore di luminosità. Giriamo lo schermo, eccoci qua. Schermo Full HD 424 ppi, come vi ho detto in apertura di video, Super AMOLED, Gorilla Glass, il vetro che protegge il tutto. Devo dire che colori che sono abbastanza realistici. Ovviamente sembra un po' più saturi rispetto a un IPS, però devo dire che comunque è piacevole la visione di contenuti multimediali. Vediamo che queste sono tutte immagini in Full HD, ve la avvicino un attimino per farvi apprezzare al meglio questo display. Neri assoluti, angolo di visione perfetto, ragazzi, davvero ineccepibile questo display, ecco i colori. Ineccepibile la qualità, dimenticavo. Comunque, a parte tutto, display che mi ha convinto anche sotto la luce diretta del sole, non ho mai avuto difficoltà a fruire dei contenuti, per vedere comunque le icone e quant'altro, le scritte. Davvero un plauso a Samsung che anche su Galaxy Medi di media fascia riesce a garantire un'ottima qualità.
ovvio che sicuramente non gli costa più di tanto, però bisogna sottolinearlo. Intanto qui arrivano notifiche, disabilitiamo il suono dell'S7. Ok, magari poi ditemi voi se vi potrebbe interessare un confronto con Galaxy S7. Io ho l'S7 Edge adesso sotto mano, quindi se me lo fate sapere nei commenti ve ne sarei grato. Andiamo avanti con la recensione, andiamo con i video. Anzi, andiamo su YouTube, ci dovrebbe stare da qualche parte. Ce ne frega nulla. Il mio solito video Costa Rica in 4K, che a quanto pare ultimamente piace a molti. E sapere esattamente quando arriverà. Scarica oggi l'app di Amazon. Anche la riproduzione video avviene in maniera esemplare. Questo è un video molto bello, io lo preferisco a tanti per i miei test. Vedete qui la definizione del display, dà il massimo di se stessa, soprattutto in questa immagine. Molto veloce la riproduzione video, come al solito con VLC si risolvono tanti problemi legati all'audio di alcuni file. Dicevamo, speaker di sistema, come avete già potuto apprezzare adesso, non è troppo potente. Io non l'ho amato particolarmente, devo essere sincero. Andiamo in musica quindi e ci spostiamo sul nostro test audio. Aumentiamo tutti i volumi. Lo metto così in maniera tale che possa favorire la riproduzione audio. Devo essere sincero, con l'audio non ci siamo proprio un passo indietro rispetto alla versione precedente del terminale. Non mi è piaciuto proprio per nulla, bassi assenti, non che in altri telefoni ci siano, però comunque magari sono, no che non ci siano, non sono corposi, ci sono in alcuni smartphone come ad esempio iPhone 7, però ovvio che stiamo parlando di due segmenti di smartphone totalmente diversi. Questo è un medio gamma, lo voglio sottolineare ancora una volta. Telegram, vi faccio vedere Telegram per farvi vedere un attimino la fluidità delle applicazioni in generale, e colgo anche in questo caso l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al mio canale Mache V Tecnologia. Comunque troverete tutti i link ai miei social in descrizione qui in basso. Bando alle ciance, andiamo su internet, andiamo a vedere come si comporta questo terminale. Ovvio che l'ho appena formattato proprio per avere una diciamo una recensione un po' più oggettiva, per non farvi vedere tutte le cose appesantite, perché non è il caso. A5 2017 non è un top di gamma, quindi una volta satura la memoria, superata la metà della memoria, ovvio che abbiamo un rallentamento. La recensione va fatta anche in questo senso. Andiamo in modalità desktop, vista PC. Vediamo che anche abbastanza veloce, facciamo qualche scroll, qualche zoom compulsivo, doppio tap che funziona molto bene, anche se in questo caso si era un attimino impallato. Devo essere sincero, non è il massimo sotto il profilo browser, sì, ci sono sicuramente telefoni che fanno decisamente meglio. Mali T830, andiamo a provare dunque il gaming attraverso il nostro solito gioco Traffic Rider. Qui c'è tutta l'introduzione al Samsung Gaming, non ce ne frega nulla, noi giochiamo così giusto per, pure perché diciamo che ancora non abbiamo trovato la dimensione gaming per gli smartphone. Ovvio che con i top di gamma si potrebbe giocare a giochi di ben altra caratura, però ancora non siamo in quella direzione. Vediamo che Traffic Rider ci mette davvero poco per partire. Proviamo accelerometro, giroscopio, tutto quello che si possa provare. Scheda grafica che si comporta bene, non ho avvertito nessun tipo di lag o rallentamento durante le fasi di gioco. Qui ci chiede tutte le cose del tutorial che io prontamente devo saltare. Vedete che è molto fluido, piacevole giocare con A5 2017, devo essere sincero, non ho trovato mai alcuna difficoltà in merito. Ecco che mi sono andato a schiantare, quindi si conclude qui la prova gaming. Andiamo nella fotocamera intanto e vi faccio vedere l'interfaccia. Intanto questo sono io, ciao ragazzi. Andiamo, sì, sto registrando con iPhone 7,
Questa potrebbe essere una sorpresa per alcuni, nonostante le mie molteplici telecamere e fotocamere, sto registrando con iPhone 7. Vi faccio vedere, facciamo uno scatto veloce. Abbiamo poi questa cosa che mi ha fatto impazzire, ve lo dico già fin dall'inizio, abbiamo questo tasto fluttuante, questo tasto mobile per poter scattare, e non è una cretinata, perché magari molte volte quando dobbiamo fare i selfie mettiamo il dito, diciamo, in questa posizione, diciamo che in questa stiamo meno comodi, e questa soluzione del tasto fluttuante potrebbe risolvere problemi a molti. Interfaccia molto più easy, molto più diciamo snella, se così vogliamo definirla, perché abbiamo davvero l'essenziale. Non che non ci sia la possibilità di ampliarla, perché abbiamo qui l'opzione scarica, che non fa altro che rimandarci ad un menu dove possiamo scaricare altre modalità di scatto, ma quelle essenziali ci sono. Abbiamo l'automatica, la Pro per i più diciamo smaliziati, panoramica, iperlapse, hyperlapse, HDR, notte e cibo. Diciamo che sono quelle che sono più usate, sono le più utilizzate. Abbiamo qui una sorta di multicolor, abbiamo tutti questi effetti un po' ripresi da iPhone, devo essere sincero. Abbiamo poi la modalità selfie, la modalità fotocamera posteriore. Tramite questa gesture possiamo switcharla. Tramite questa gesture, tutte le impostazioni qui abbiamo 16 megapixel nell'anteriore e 16 megapixel nel posteriore, come vi dicevo prima. Full HD, la dimensione dei video. Non c'è il 4K, ovviamente, perché quella comunque è una, diciamo, un'esclusiva dei top di gamma. Nonostante sia una 16 megapixel, e vi posso già dire che non è proprio il massimo delle 16 megapixel, come era facilmente intuibile già dal segmento dello smartphone, perché lo ripeto ancora una volta, è un medio gamma, ragazzi, a tutti gli effetti. Non fatevi ingannare dalle caratteristiche tecniche, che non sono sinonimo di qualità in tutto e per tutto. Facciamo uno scatto veloce. Vedete che anche è molto veloce nello scatto. Abbiamo il multiscatto attraverso diciamo, il tappo continuato sul tasto fotocamera. Andiamo a vedere le foto scattate in questi giorni. Questo è il multiscatto appena effettuato, molto veloce, e nonostante tutto ha mantenuto anche un'ottima nitidezza dell'immagine. Ha mantenuto a fuoco il mio soggetto, che in questo caso è Capitan America. Andiamo avanti. Questa è una foto scattata con la selfie camera, e qua c'è una cosa da dire: 16 megapixel nell'anteriore, che dovrebbero essere, cioè dovrebbe essere lo stesso sensore della parte posteriore, ma ad intuito vi posso dire di no. Perché? Perché quando si scatta la fotografia con la fotocamera anteriore non ha la stessa qualità, non ha la stessa definizione di quella posteriore, e quindi sono sì 16 megapixel sulla carta, ma non sono 16 megapixel reali, comunque concreti, poi nella vita di tutti i giorni. Questo è un ottimo scatto, una macro davvero fantastica, ha raccolto molto dettaglio, non c'è rumore. Mi piace la fotocamera posteriore. Questo è un video a 1080p, ce ne frega nulla di tutta questa roba. Vediamo che è ottima anche la stabilizzazione video, zoom digitale 4x, manteneva comunque bene la stabilità. Questo è il cambio di luce, abbastanza veloce ad adattarsi, anche il focus è molto veloce. Sotto questo punto di vista nulla da ridire, sono rimasto molto soddisfatto. Ecco, in condizioni di luce molto forte fa fatica comunque a bilanciare il colore. Vedete che qui ha quasi bruciato la fotografia, invece in questa circostanza magari è uscita decisamente meglio, però ecco. Questa è un'immagine con un soggetto in primo piano e l'ho sfocato, diciamo con l'effetto bokeh. Si è comportata bene la fotocamera di A5 2017. Poi manderò comunque le fotografie in formato originale sul gruppo Telegram, e quindi vedete che c'è motivo per iscriversi al gruppo Telegram. Ecco, queste sono immagini all'aperto, ancora una volta con iPhone 7. Vedete che ha bruciato un po' l'immagine, la mia mano è uscita tendente al bianco. Vi posso assicurare che la mia mano non è bianca, bianchissima. iPhone 7 ancora una volta, questa è un'immagine dove ha bruciato il cielo, vedete? Non c'è proprio praticamente nulla, c'è poco azzurro. Questa è un'altra macro. Questa è completamente al buio con il flash, e devo dire che il flash
compensa bene, escono delle fotografie discrete, quindi nulla da ridire in questo senso, completamente al buio, solo con modalità automatica, e devo dire che anche in questo caso si è comportata bene la fotocamera. Questa è una macro molto bella, vedete? Ottimo dettaglio, ottima nitidezza, ottimo tutto. Fotocamera promossa, questo è un selfie, vedete che è uscito abbastanza mosso, non me lo faccio vedere perché ho una faccia da pazzo. Che dire, telefono che secondo me non vale i soldi spesi. Questa è una piccola critica alla 5 2017, non vale i soldi spesi perché? Perché c'è Galaxy S6 sul mercato, solo per questa ragione, perché Galaxy S6 sappiamo bene essere un ex top di gamma, A5 2016 ancora si comporta bene, quindi diciamo che le prestazioni sono leggermente migliorate, ma non giustificate dal prezzo, cioè nel senso sì, si comporta meglio dell'A5 2016, però il prezzo è ingiustificato perché lo potevano tranquillamente lanciare a 340 euro e facevano davvero il botto per fare la differenza su questa fascia di prezzo che, ricordiamo, la fascia di prezzo medio gamma è quella dove si fa veramente la guerra, perché sulla fascia di prezzo top di gamma sappiamo bene che Samsung non ha problemi come Apple e adesso con l'inserimento aggressivo di Huawei. Per questo video direi che è tutto, fatemi sapere se il video vi è piaciuto tramite i like, carichiamo di like questo video per continuare a fare recensioni sempre più veloci, perché comunque i like servono anche a questo, a sostenere il canale. Iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se vi interessa il confronto Galaxy S7 con A5 2017, anche se sappiamo bene che S7 è di un'altra categoria. Per questo video è tutto, già l'ho detto due volte, ciao e al prossimo video!